prossimo ospite è una donna determinata, una donna che arriva dalla Russia ma ormai è super amata qui in Italia, ha rubato il cuore degli italiani, dei telespettatori di Ballando con le Stelle. Ma lei cosa ha fatto? Ha rubato il cuore del nostro atleta tra i più belli d'Italia e tra i più bravi, insomma è un campione olimpionico Rosolino, e lei è Natalia Titova. Ciao! Come stai? Bene, sempre bene. La signora Titova, che è milanese, visto che sta facendo lo spettacolo al CHAC di Milano. Sì, siamo ancora qua fino a domenica. Ancora fino a domenica. E la nostra Titova si sottoporrà alla notte. Guarda i ragazzi qui come sono contenti di vederla. Sì, è bella, lo sappiamo, eh. No, perché, non lo so. Volete fare qualche domanda, Natalia? No, ti guardano così, Natalia. Non morde, eh? Ti guardano un po' preoccupati. Dici? Sì, mi fa un po' soggezione, no? Ah, va bene. Una casa, la casa russa è un po' diversa dalla casa italiana? È completamente diversa, ma io ho bellissimi ricordi, specialmente in periodo invernale, perché abbiamo 3 metri di neve, sempre neve, meno 37 gradi fuori, io ricordo ancora questa temperatura. E a casa, meno 37 sì, gradi? Sì, 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 io ricordo ancora meno 37 gradi. E a casa usiamo tante cose calde, molto moquette a terra, anche il muro, moquette al muro, sì, molto disegnate. Cioè, moquette ovunque? Ma sì, è proprio una tradizione avere. La moquette non ce l'hai a Roma, a casa no, Roma? No, no, a Roma no, però mi manca questa sensazione che stai comunque a casa come sotto coperti, cioè proprio sei protetto di caldo. Sì, ho capito, ma fuori ci sono meno 37 gradi. Sì, no, però è una cosa bellissima. E mi piace casa, tra virgolette, un po' disordinata, nel senso che tu puoi sdraiarsi, buttarsi sul divano come vuoi. Invece qui in Italia, quando ho incontrato i primi inviti per andare a casa di qualcuno, mi sembrava un pochino tutto totalmente preciso, pulito, che qualche volta avevo anche paura a metterci sul divano perché tutto sistemato. Perché c'è anche qualche bambola. Le case, non no? È no, però sono un po' più calde, comode, calde. Va bene, andremo in Russia a meno 37 sì, gradi. Sì, perfetto, bellissimo. Pensi al raffreddore che ti prendi? Siamo dentro casa. Va bene. Slot! Un cuore. A proposito di cuore, abbiamo preparato un filmato per te. Ecco. Dammi il tuo amore, non chiedermi niente, dimmi hai bisogno di me. È vera la leggenda che lei ti ha dato il suo numero di telefono solo un mese dopo che vi conoscevate? È vero, è pazzesca sta cosa, è quasi imbarazzante, sembra veramente un bambino alle prime armi. Però è così perché veramente per me era comunque la mia insegnante, prima di tutto era la mia maestra di ballo e cercavo di non rovinare quell'aspetto, forse perché ero malizioso perché in effetti chiedendo il numero, avendo il numero, forse poi sarei stato tentato nel magari lanciare il primo segnale di fumo. Ha voluto studiare bene prima di entrare in confidenza con te? Sicuramente, adesso la confidenza è fin troppo, perciò lei si pente veramente adesso. Ma chiediamolo subito, è la tattica, cioè perché non dare il numero di telefono a, guardatelo, a Massimiliano? No, ma io direi che non mi ha chiesto lui. Lui mi ha detto che lui vergognava a chiedermi il numero del telefono. Allora mentiva, non ho capito. Sì, sì, no, lui non mi ha chiesto. Dopo un mese e mezzo mi ha chiesto: senti, ma posso avere il tuo numero di telefono? Perché non lo so se domani riesco a venire a fare allenamenti. Cioè aveva una bella, sì, non lo so, quell'imbarazzo. Tu gliel'hai dato subito a quel punto? Ma giustamente, per lavoro. Per lavoro, per lavoro. No, no. Senti, ma poi come ti ha conquistato? Cioè, perché dopo dal lavoro siete diventati fidanzati? Guarda, balla domani. Lo so, però io sono molto protettiva in questo senso. Cioè, se è una cosa professionale, io ho messo piccolo barriera. Perché Ballando con le Stelle è proprio ballo. È totalmente. Ho capito, ma vi fidanzate comunità. Tutti? Sarà pure ballo, ma tutti s'accoppiano, ecco. Lo so. Però è stato un bellissimo momento per conoscerci, perché lui comunque ho visto una persona molto forte, un atleta, molto molto rigido e anche molto duro. Molto duro da una parte. In tutti i sensi. Cioè, ecco. Slot! Allora, un euro. È iniziato a ballare a 3 anni, subito con tutù, calzamaglie, sì, scarpettine, sì, 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 tutto no, 3 anni e mezzo.
Ma comprare tutto è difficile, perché comunque noi e la Russia in quel periodo, mamma mia che bella, non c'erano molti soldi. Non ci avevamo, anche se hai un po' di soldi non hai proprio possibilità, non ci avevamo cose. Danza classica sì, io ricordo che prima tutto mi ha fatto anche mamma. La tua mamma? Sì, 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 loro mi hanno aiutato tantissimo. Mamma e papà, sì. Come si chiamano? Tatiana e Boris, proprio russe. Perfetto. Russe, russe di natura. Non fa una piega, Tatiana e Boris, non fa una piega. Allora, prima chiedo ai ragazzi della grafica, avete mandato in onda le foto da piccola di Natalia. Possiamo rivederle? Perché appena le ha viste, eccole qui. Ma perché ti fanno commuovere? Perché non è che mi è ricordi, perché forse qui piccolina ce l'ho ancora neanche un anno, invece un'altra foto è anni e mezzo, 3 anni, e ricordi bellissimi. Io ricordo la Russia, ricordo i genitori, mi manca tanto, perciò proprio veramente ricordo anche questo ballo che ci sta su questa foto. Ti ricordi tutto? Sì. Ma è bello vedere Natalia che si commuove. Come no? No, perché ogni sei tanto. Sempre molto dura. Lavoro. È il lavoro. È il lavoro. 1, 2, 3, slot! Tre scrigni, e qua è pericolosissima. Apriamo lo scrigno e vediamo. In pista Lorenzo Crespi con Natalia Titova. Ma dov'è Lorenzo? Una gara normale, se c'è qualcuno che va via dalla pista è già squalificato. Possiamo tutte perdere. Figure che abbiamo. Balliamo il valzer, per favore. Metti no, il balliamo adesso già. No, balliamo il valzer. No, io ballo già. Ok, ho finito. Va bene. Ma scusate, ma è andato via? Ciao. I giri 2-8, 5-6. Scusa, no, ti lasciamo stare, dai. Vai. Abbiamo ricominciato, dai. Cioè, no, almeno mi va di essere provocato ancora, guarda. Tu stai strillando, fai, io sono pronta. Porco. Vi ho dato più importanza io in 3 mesi che in 30 anni della vostra carriera. Bravissimo, sei un fenomeno. Vergognatevi. Certo, io vergogno. Dai, torniamo dopo. Il mistero della televisione italiana. Ma in questa edizione è molto dura, diciamo così, però mi serviva tantissimo, perché è veramente una esperienza. Beh, quando lui ti ha detto non, 30 anni di lavoro, non vi ho dato io in 3 mesi. Ma in quel caso non mi importava senza più di tanto che cosa dici. Perché tanto ma non è stata importanza assolutamente per me che cosa dici, perché non è importante per me avere un'opinione bella da parte di questa persona, cioè assolutamente non mi interessa quello che pensa. Assolutamente, ci sono tante persone che sono molto più importanti nella vita mia, io ci tengo tanto quelle che loro pensano di me, ma assolutamente non è lui. Che si creò un vero e proprio caso, poi vi ricordate tutti i giornali, voi che ricordo avete di quell'edizione, di quando Lorenzo Crespi a un certo punto ha abbandonato la sala, il programma? Beh, comunque è una figura da grande maleducato, lei sicuramente non ha avuto bisogno di lui per diventare quello che è, una professionista e si vede. Sì, infatti ha fatto un'ottima figura, si è comportata da vera professionista e ha cercato di allontanarsi un po' dal... Beh, io mi sono sentita in imbarazzo per te, perché ti ha lasciata lì come una pera e sei stata comunque brava, brava. Grazie. Slot! Allora, il tacco a spillo è seduzione ma anche tradimento. Una donna come te la si può tradire? No, non penso. Non penso, no. Lo sapevo. Perché? No, mai dimmi dire perché. Mai, no, mai dire nada. No. Però fino adesso io penso se sono veramente felice con una persona, se sono innamorata, non ho proprio voglia di cercare qualcosa in più. Se ho voglia di cercare qualcosa in più, qualcosa che non va, si chiude. No, non fa una piega, ecco. Io ti vorrei però far vedere cosa ha dichiarato Massimiliano. Hai tradito, no? Poco tempo. Cosa? Hai tradito, no? No, poi non l'avrebbe detto qualcosa, a noi, no. Guarda, non l'avrebbe detto a noi. Assolutamente, ma come hai detto tu, è impossibile. Anzi, ma adesso che è a Milano la Titova, come fa Rosolino che tutte le sere sta lì al teatro? Uno spettacolo sta andando benissimo al Sacco di Milano. Sì. Lui viene a trovarti oppure? Sì, mi ha promesso che ci sarà. Ho capito. Sabato e domenica. Sabato e domenica. Sì. Va bene, intanto vediamo cosa ha dichiarato da noi. Io ho chiesto a Natalia, 2 cose le ho detto, ma questo si parlava di 2 o 3 anni fa quando ci siamo conosciuti. Ho detto, ma nel nostro percorso d'amore, in tutti questi anni,
può succedere che una volta uno prenda una scivolata, ma sia per scivolata l'uomo che per la donna. Scivolata, che vuol dire scivolata? Scivolata che tradisce, che perde la testa per un'altra persona, insomma, che prende una sbandata, va bene? La sbandata non soltanto intesa come per forza atto fisico, sessuale, però ovviamente credo che sia più facile che succeda. 3 anni fa la mia fidanzata mi ha risposto: certo, può succedere a entrambi. Io ho rifatto la domanda circa 6 mesi fa. Che ha fatto, ti ha detto? Tu puoi fare, certo che puoi fare, ma non mi trovi più. Ma può succedere, giustamente. Se uno può pensare che stai tutta la vita con una persona, secondo me quasi quasi come credere in Babbo Natale, perché è difficile, no? Esiste, cioè, Babbo Natale? Può sperare, però non sarò stupido se succede. Vado via, però non... Lo lascio ad un'altra? Chapeau! Slap! Ah, abbiamo il principe e la principessa. Ti faccio vedere una foto e me la commenti. Sono due grandi, una coppia straordinaria, Albano e Romina. Cosa ti viene in mente? Guarda, mi viene in mente il primo straniero che ho visto la Russia, perché è stato vietato praticamente il periodo ancora comunismo uscire dalla Russia e far entrare tranquillamente tutte straniere. E una volta le prime persone che sono venute, mamma mi ha portato a un concerto in grande stadio e ho visto prima volta Albano e Romina, e per me è stata veramente una favola, perché lei aveva capelli sciolti, vestite lunghi, tutti paetate, è una principessa veramente. E da lì forse è nato un sogno, ho capito che esiste qualcosa al di là del nostro mondo. Quasi sono lasciati, lo sai, no? No. È favola rimasta sempre. E poi alla fine questa ragazza che appunto è andata a vedere questa coppia come se fosse una vera e propria favola, col principe e la principessa, sì, con un principe vero, lei ha ballato più di una volta, tutta un'edizione. Sì. Che piacere. Piacere mio, piacere. Oddio, sono un attimo, scusami, perché mi sono preparata, dico. No, quello lo so. Adesso lo so, però non sapevo che ballo con te. Scendo. Ma come faccio a ricordarmi tutto questo? Oh, meglio. Ok. Mi sento molto impacciato. Tranquillo. Allora. Fai box. Credo che sarà un bel cammino che faremo insieme. Mi deve seguire la musica, deve seguire le coreografie e mi deve pure guidare. No, deve guidami te. Dai, che la vittoria è vicina. Sì. La vittoria è vicina. Sì. Ed è Emanuele Filiberto, il vincitore di Ballando come stelle 2009. Che bello. Cioè, ha ballato con il principe, ha vinto con il principe, eppure... Molto contenta, un po' troppo la tua reazione, deve essere onorato lui di ballare con te, che sei una ballerina provetta, no? No, è stata bellissima edizione, veramente. Spero che Massimiliano non si sente adesso, però mettiamo questa veramente esperienza con Emanuele è migliore, perché è leggero. Ma è pensavi? Una persona stupenda. Pensavi no, che. No, tutta sorpresa. Tu quando sei uscita da quella sala a prove la prima volta hai detto ai tuoi colleghi: ragazzi, qui è una tragedia, sì, non ce questo. Non ce la fa, sì, perché si è presentato totalmente timido, totalmente imbarazzato, secondo me sentiva assolutamente non è il suo agio, e in queste condizioni è impossibile insegnare, e io ho capito che non ce la facciamo. Pensavate che il principe fosse così timido, dopo tutto questo exploit che ha fatto? No, assolutamente no, non lo pensavo, perché comunque, cioè, voglio dire, è un principe, nel senso, e essere messo davanti alla televisione fa vedere che comunque non è che una carica ti dia la capacità di saper ballare, perché l'ha detto sì, che io sono impacciato, sono un ferro da stire. Poi volevo chiederti una cosa, è più principe il principe o invece Massimiliano per te? Sta sempre sentendo in televisione, perciò è Massimiliano. Ciao!